Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della tornata elettorale. Domani alle ore 7, urne aperte e seggi aperti anche nella nostra regione per il referendum e per le elezioni comunali che riguarderanno in Abruzzo 61 comuni, tra cui Chieti, che è l'unico capoluogo di provincia dove si vota, e Avezzano, che è una delle città più grandi di questa tornata elettorale. Si voterà anche nella giornata di lunedì fino alle ore 15, poi inizierà lo spoglio per il referendum e soltanto martedì mattina lo scrutinio per le comunali. Noi chiaramente seguiremo in diretta lo scrutinio di martedì mattina per le elezioni comunali, con collegamenti da Chieti, Avezzano e con contributi anche dagli altri comuni in cui si vota. Vediamo tutto nel servizio di Paolo Renzetti. Anche in Abruzzo è partito il conto alla rovescia per l'apertura delle urne per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei deputati e dei senatori. Gli elettori saranno chiamati ad approvare o respingere le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvate in via definitiva dalla Camera nell'ottobre 2019. Con la vittoria del sì si avrà una riduzione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento, da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 elettivi al Senato. Se dovessero prevalere i no, la riforma sarebbe bocciata. Non è previsto un quorum di partecipanti perché il referendum sia valido. Chi vuole approvare il taglio deve votare sì, chi intende bocciarlo deve scegliere il no. Tornando alle importanti attese elezioni comunali, le sfide più significative sono quelle per numero di elettori che riguardano Chieti ed Avezzano. Chieti, con 54.000 abitanti, anche l'unico comune capoluogo di provincia, poi segue Avezzano con oltre 40.000 residenti. Sono questi gli unici due comuni in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio per il 4 e 5 ottobre. Si tratta di due sfide che, alla luce delle polemiche degli ultimi mesi, soprattutto nel centrodestra, risulteranno decisive per i futuri equilibri nella maggioranza in Regione Abruzzo. Insomma, due consultazioni che vanno ad assumere una valenza nazionale, con riflessi che potrebbero arrivare fino a Roma. A Chieti, dove si sindaco di centrodestra uscente Umberto Di Primio, non ricandidato, sono cinque gli aspiranti primi cittadini. L'ex parlamentare ed ex consigliere regionale, ora in forza la Lega, Fabrizio Di Stefano, candidato del centrodestra e sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, UDC, Idea Abruzzo, Giustizia Sociale, Popolo della Famiglia, Cambiamo Chieti. C'è poi il medico Bruno Di Orio, la sua prima esperienza politica, sostenuto da Forza Chieti, che fa riferimento all'assessore regionale di Forza Italia Mauro Febbo e ai consiglieri forzisti uscenti. Era mesi fa autosospeso da Forza Italia, che invece ufficialmente sostiene il candidato Di Stefano. Ad appoggiare Di Orio anche Chieti Viva, lista capitanata dal renziano Alessandro Marzoli, Azione Democratica, lista composta dai dissidenti del PD e la sua lista. Nel centro-sinistra, che proverà ad espugnare una storica roccaforte del centrodestra, il candidato e il medico e consigliere di minoranza uscente Diego Ferrara, appoggiato dal Partito Democratico e dalle liste Chieti per Chieti, sinistra con Diego sindaco e Ferrara sindaco. In corsa anche Paolo De Cesare, imprenditore teatino e presidente del Lance Giovani di Chieti, sostenuto dalle liste Chiama Chieti, La Teatinità, Chietice e Azione Politica. Della partita sarà anche nel capoluogo teatino il Movimento 5 Stelle, che non ha voluto apparentarsi con il PD alleato di governo e che schiera Luca Micone, quarantenne impiegato di banca. Ad Avezzano si torna al voto dopo il commissariamento arrivato a seguito della prematura caduta del sindaco di centrodestra Gabriele De Angelis. In corsa nella città marsicana c'è il segretario provinciale della Lega, imprenditore Tiziano Genovesi, appoggiato dalla Lega stessa, Fratelli d'Italia, UDC e Cambiamo il Futuro. Forza Italia presenta invece la docente, presidente dell'ACIAM, Anna Maria Taccone, che sarà sostenuta da quattro liste. Forza Italia, Siamo Avezzano, Io ci sono per Avezzano e Avezzano domani. A candidarsi con una proposta civica che guarda sia a destra che a sinistra e poi l'ex sindaco di centrosinistra Gianni Di Pangrazio, alla guida della città di Avezzano dal 2012 al 2017 e fratello dell'ex presidente
del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Gianni Di Pangrazio sarà sostenuto da ben 8 liste. Anche l'ex consigliere comunale nella maggioranza di Di Pangrazio e poi all'opposizione Mario Babbo, avvocato di professione, tenta la scalata di Palazzo alla guida di ben 6 liste, prima delle quali quella del Partito Democratico, oltre alla renziana Avezzano Viva e a 4 liste civiche. In campo per il centrodestra anche Antonio Del Boccio, ex componente di Fratelli d'Italia, ufficiale della Polizia Provinciale e che corre con liste civiche Civiltà Italiana e Io per Avezzano. Infine in corsa il professore precario Nicola Stornelli, che guiderà la lista Avezzano Bene Comune, ispirata a Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. Terza città in ordine di importanza in base alla popolazione residente è poi Celano, con 10.000 abitanti, e dove a ricandidarsi il sindaco uscente Settimio Santilli di Fratelli d'Italia, a capo della lista civica di centrodestra, una città da mare. Se la dovrà vedere con Gesualdo Rannalletta, imprenditore, e alla testa di una coalizione civica per Celano, che sarà appoggiata anche dal centro-sinistra e anche da alcuni esponenti dissidenti della Lega. Spostandoci in provincia di Chieti, la sfida più pesante è quella di Guardia Grele. Sarà una corsa a tre tra il primo cittadino in carica Simone Dal Pozzo, avvocato di 46 anni di area centrosinistra, Donatello Di Prinzio, geometra di 52 anni, consigliere comunale di area centrodestra, e Gianna Di Crescenzo con la lista Guardia Grele per tutti. In provincia di Teramo, sfida più attesa quella di Montorio Alvomano, oltre 8.000 abitanti. Si torna al voto dopo la caduta del sindaco di area centrodestra Ennio Facciolini. A candidarsi Eleonora Magno con Montorio Guardavanti, appoggiata dal Partito Democratico, dal Partito Socialista e dai progressisti. C'è poi la civica di impegno comune dell'ex sindaco Alessandro Di Giambattista e infine la civica un'altra Montorio dell'assessore della Regione Lombardia di Forza Italia Fabio Altitonante, che ha deciso di essere della partita nel suo paese di origine. Adesso voltiamo pagina e ci occupiamo di cronaca. La Cassazione ha rinviato alla Corte d'Appello di Perugia la condanna a 30 anni di carcere per Davide Troilo, ex fidanzato di Jennifer Sterlecchini, uccisa a coltellate nel 2016 a Pescara al culmine di una lite. La Cassazione ha accolto il ricorso della difesa. I familiari di Jennifer tornano a chiedere giustizia per la 26enne. Sentiamo il servizio. Quella dell'omicidio di Jennifer Sterlecchini è una vicenda che sembra destinata a non chiudersi mai. Ieri, infatti, è stato aperto un altro capitolo della vicenda giudiziaria relativa all'omicidio della 26enne pescarese uccisa con 17 coltellate la mattina del 2 dicembre del 2016 dal suo ex fidanzato Davide Troilo, ascensorista pescarese di 36 anni. La prima sezione penale della Cassazione, infatti, ieri ha annullato con rinvio, in relazione all'aggravante dei futili motivi, la sentenza di condanna a 30 anni di carcere a carico dell'omicida. I giudici romani hanno annullato la sentenza rinviando il caso innanzi la Corte d'Appello di Perugia. Il PG Mario Pinelli aveva invece chiesto la conferma della pena. L'assassino di Jennifer il 24 gennaio del 2018 era stato condannato con rito abbreviato dal giudice per l'udienza preliminare Nicola Colantonio a 30 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Condanna poi confermata il 14 marzo del 2019 dalla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila. Nel ricorso la difesa ha posto all'attenzione della Suprema Corte tre questioni, ossia l'insussistenza dell'aggravante dei futili motivi, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato accoglimento della richiesta di una nuova perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere di Troilo. In particolare l'avvocato De Marco nel suo ricorso ha puntato l'attenzione sull'insussistenza giuridica dell'aggravante dei futili motivi, sostenendo che nella sentenza il GUP ha cambiato il fatto storico a fondamento dell'aggravante. Nell'imputazione infatti si contesta a Troilo di aver ucciso Jennifer Sterlecchini per non aver sopportato la fine della loro relazione sentimentale, mentre nella sentenza il movente viene individuato nella mancata restituzione di un tablet. Dunque, la modifica del movente, secondo l'avvocato, avrebbe portato alla violazione del diritto di difesa sancito anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. I familiari di Jennifer Sterlecchini sperano nella riconferma della condanna e dichiarano di aspettarsi semplicemente giustizia. Ora non resta che attendere la decisione della Corte d'Appello di Perugia.
Ancora a cronaca con un incidente aereo con un ultraleggero caduto nel territorio di Favale di Civitella del Tronto. A causa di problemi tecnici emersi durante la fase di avvicinamento all'aviosuperficie Villa Selva del Park per effettuare la manovra di atterraggio, il pilota dell'aereo, un 71enne di Castel di Lama, è stato costretto ad effettuare una manovra di emergenza tentando un atterraggio di fortuna in un campo. L'ultraleggero, dopo aver divelto una porzione di siepe al lato di una strada di campagna, ha impattato pesantemente sul terreno, perdendo anche una ruota del carrello. Appena l'aereo si è arrestato, il pilota e il passeggero, un 66enne di Giulianova, sono subito usciti dalla cabina, allontanandosi dal velivolo che nel frattempo ha preso fuoco, come vedete dalle immagini girate dai vigili del fuoco che sono giunti sul posto con un'autopompa e un'autobotte inviata dal comando di Teramo in supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto. Il velivolo, un biposto Tecnam P92, è andato quasi completamente distrutto, mentre i due occupanti sono usciti indenni e non hanno avuto bisogno di ricorrere all'assistenza dei sanitari. Ed ora proseguiamo parlando di Covid-19. A poche ore dall'inizio dell'anno scolastico assume sempre più importanza la figura del pediatra nel cercare di gestire l'emergenza. Sentiamo di più nel servizio. Dottor Lombardi, qual è la figura, l'importanza del pediatra in questo momento, in questo periodo di gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19? Il pediatra in questo momento ha un ruolo molto importante. Mi riferisco principalmente al pediatra di libera scelta, che avrà il compito, il peso di supportare tutte situazioni diverse che sono legate a questa nuova epoca, questa dell'infezione da Covid-19. Anche dobbiamo pensare anche ai pediatri ospedalieri, che naturalmente devono accogliere un numero elevato di bambini che mi auguro non sia così elevato come è successo nel periodo del lockdown, perché intasare poi pronto soccorsi pediatrici significa creare anche situazioni di disturbo all'assistenza, e quindi nei pronto soccorsi conviene recarsi solo in caso di necessità reale, magari concordata, meglio ancora col pediatra di libera scelta o col medico di medicina generale. Il ruolo del pediatra nel rapporto con la famiglia è sempre stato importante, in questo momento sarà ancora più importante. Immaginiamo una bambina che la mattina si sveglia con 37,5 di temperatura, 37,6, 37,7, comunque una febbre non alta e un pochino di mal di testa. In condizioni di normalità le mamme, i padri anche ovviamente, sono edotti e sanno cosa devono fare, quanto possono temporeggiare, quali sono le goccine nel naso che devono mettere, quanto paracetamolo devono dare. In queste situazioni, ma direi che è anche raccomandabile che si rivolgano al pediatra, ma il pediatra darà inizialmente dei consigli su come gestire questa situazione e dovrà ovviamente sorvegliare sulla situazione familiare di questo bambino. E chi più del pediatra di libera scelta conosce la situazione familiare di quel bambino? Perché immaginate se a casa di questa bambina c'è una nonna cardiopatica, chiaramente i tamponi dovrebbero essere fatti e dovranno essere fatti sicuramente in modo mirato, magari facendo riferimento non solo a un sintomo, magari a un gruppetto di sintomi, però sicuramente se ne faranno di più di quello che ci si attende. E mi riferisco a questo punto a quanto dice la Federazione Italiana Medici Pediatri e a quanto dice Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, e cioè che il punto debole di questa situazione sarà proprio quello di poter avere dei tamponi in tempi celeri. E quindi il problema sarà quello di avere un numero di tamponi adeguati ed averli non in 5 giorni, ma possibilmente, non dico 4 ore come si può creare negli ospedali, si può ottenere negli ospedali, ma almeno entro le 24 ore, perché dietro ogni decisione poi del pediatra, che è sovrano nelle sue decisioni in questo caso, dietro le sue decisioni naturalmente c'è l'attesa della famiglia, c'è tutta una situazione scolastica dietro.
Siamo preoccupati del fatto che si è pensato molto, e purtroppo non del tutto, si è fatto sicuramente il possibile per quanto riguarda i banchi, per quanto riguarda la preparazione, però credo che il vulnus, il problema principale sia legato, ribadisco, legato ai tamponi, perché se il pediatra non ha a disposizione il tampone e non lo ha in tempi brevissimi, chiaramente rallenta un percorso assistenziale che poi va a sfociare nel Dipartimento di Prevenzione, e se lì non c'è uno sbocco rapido, purtroppo tutte le altre misure che devono essere prese possono essere prese in ritardo. D'ora la pagina sindacale chiude. L'Ocean in zona aeroporto a Pescara, in vista di una nuova apertura, alcuni ormai ex lavoratori hanno manifestato con i rappresentanti della CGIL nei pressi del centro commerciale perché rimasti al momento senza lavoro. Vediamo il servizio. Cipollini, in pochi minuti vogliamo spiegare la genesi di questo supermercato, di questo centro commerciale, e cosa accade da quest'oggi, da questo pomeriggio? Beh, oggi, come dire, si conclude un percorso che è iniziato un anno fa, quando Ocean ha lasciato l'Italia, e la società è stata in qualche modo acquisita dal gruppo Conad. Conad sta facendo dei passaggi per far transitare i negozi o nella propria rete o presso dei partner. In questo caso i due ipermercati, quello di Pescara Aeroporto e quello di Cepagatti, passano alla società Maiora, che lavora con un marchio che è quello d'Espar. Le metrature si riducono in maniera importante e c'è una riduzione anche del personale. Tutti i lavoratori hanno diritto intanto a subentrare nel nuovo gestore e poi di discutere di quelle che sono eventuali persone in più, esuberi, di gestire con ammortizzatori sociali, eccetera eccetera. Invece Maiora ha deciso di prendere soltanto le persone che ritiene essere necessarie, quindi oggi, che c'è il momento in cui si abbassa la serranda, in questo momento si sta abbassando per l'ultimo giorno e per l'ultima volta la serranda di Ocean, stanno nello stesso momento comunicando ai lavoratori chi sta dentro e chi sta fuori, esattamente come in un talent show in cui ti dicono per noi è un sì e per noi è un no, e questa cosa non è giusta perché la scelta viene fatta in maniera discriminatoria dalle aziende, e quindi noi le stiamo contestando e continueremo a contestare. E le motivazioni per cui sono stata licenziata, perché è inutile che parliamo di esuberi, non le conosco, sono un part time a 19 ore e quindi loro hanno fatto una cernita, in base a quali criteri non li sappiamo, non li conosciamo, e io sono una delle 30. Non abbiamo una logica per cui siamo stati scelti alcune persone e altre no. La mia stessa situazione è che non ho mutui, non ho figli a carico, ce l'abbiamo in tante, perché lei sì e io no. Cioè, semplicemente una domanda, avere un chiarimento, una risposta. Questo è quello che chiedevamo all'azienda. Abbiamo svolto il nostro lavoro sempre in maniera positiva, non abbiamo mai ricevuto lettere di richiamo, contestazioni. Stamattina ho ricevuto la telefonata, stai fuori. La mia telefonata è stata: Angela, stai fuori da Maiora. Questo dopo 22 anni. Basta. Proseguiamo. Grande folla ieri pomeriggio per l'ultimo saluto all'ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante, morto mercoledì scorso in un incidente stradale con la sua moto mentre percorreva la bonifica del Salinello. Il funerale è stato celebrato a Giulianova, città in cui viveva Mercante, nella chiesa di San Pietro Apostolo. Attorno al dolore della famiglia si è stretta tutta la comunità giugliese e numerosi esponenti della politica regionale, non solo del Movimento 5 Stelle, che è stato l'ultimo partito in cui ha militato Mercante. Nella sua omelia il parroco Don Luca ha sottolineato tutto lo sgomento e l'incredulità che lo hanno travolto una volta raggiunto dalla notizia dell'incidente. Mercante è stato molto attivo in politica, prima nell'IDV, poi nel Movimento 5 Stelle, è stato consigliere provinciale di Teramo e poi consigliere regionale nella passata legislatura. E proseguiamo ora con il nostro telegiornale. Torniamo a parlare di scuola, ripartenza in sicurezza all'insegna dell'ottimismo al comprensivo 1 Ugo Foscolo di Pescara. Dopo un'estate di lavoro si aspetta dunque il suono della prima campanella lunedì prossimo. Vediamo il servizio.
Mancano pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico, siamo con la dottoressa Teresa Scione, dirigente scolastico del Comprensivo 1 di Pescara. Pochi giorni al suono della prima campanella, ma tante settimane, tanti mesi di lavoro per arrivare alla riapertura. Sì, ci è voluto tanto lavoro perché le disposizioni per prevenire il contagio da Covid si sono succedute durante tutta l'estate, quindi noi siamo dovuti andare dietro a queste disposizioni per organizzarci di volta in volta. È stato un lavoro, diciamo, un lavoro a tappe che però abbiamo fatto con la massima, come dire, il massimo impegno. E direi anche con la massima passione da parte di un folto numero di docenti che hanno contribuito a predisporre tutte le condizioni affinché i bambini possano tranquillamente e serenamente rientrare a scuola e ripartire con l'attività didattica in presenza. In effetti noi abbiamo già iniziato perché dai primi di settembre i bambini che avevano riportato delle insufficienze già stanno venendo a scuola e questi primi giorni ci lasciano ben sperare perché dobbiamo dire che i bambini hanno, sembra che questi bimbi abbiano interiorizzato, compreso il senso e il significato delle regole che potrebbero sembrare dei divieti, ma hanno capito che non si tratta di divieti, ma si tratta di misure volte a garantire la loro salute, la loro e la nostra salute, la salute dei genitori. E quindi i bambini fino adesso sono rispettosi, portano le mascherine, si muovono seguendo la segnaletica e quindi rispettano, diciamo, il distanziamento sociale e tutte le misure anti-Covid. Chiaramente l'inizio dell'anno scolastico è giovedì prossimo, non lunedì come detto erroneamente in precedenza, e per questo errore vi chiedo scusa. Andiamo avanti con il nostro telegiornale e adesso ci occupiamo di sport. Partiamo dal calcio di Serie B, mercato e campionato alle porte per il Pescara, impegnato nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Questo pomeriggio altro appuntamento amichevole in preparazione del torneo che partirà la prossima settimana. Lo scenario sarà sempre il Mariani Pavone di Pineto, ma stavolta ci saranno due formazioni abruzzesi di Serie D a sfidare il Delfino. Saranno infatti i biancazzurri di Amaulo e la Vastese di Massimo Silva a testare la condizione della squadra di Massimo Oddo, che attende ancora novità sia per quanto riguarda l'attaccante che il difensore centrale. Nella seconda edizione del nostro telegiornale vi proporremo le immagini delle partite, le azioni salienti, i gol del triangolare a pochi giorni dall'avvio dei due campionati. Intanto in casa Pescara da ieri è ufficiale l'arrivo di Alessio Riccardi, gioiellino della primavera della Roma, che arriva in Abruzzo dunque con la formula del prestito. Per quanto riguarda le due formazioni di Serie D inserite nel girone F come da tradizione, impegno in vista della prima giornata di campionato, Pineto molto rinnovato rispetto alla scorsa stagione, mentre la Vastese ha già vissuto un cambio in panchina con l'addio di Agovino e il ritorno proprio di Massimo Silva. Scendiamo di categoria, sconfitta per 2-1 per il Teramo questa mattina nell'ultimo test prima degli impegni ufficiali contro la Fermana. Vantaggio in avvio della formazione di Paci con Costa Ferreira, pareggio di Cognigni e gol vittoria di Cremona nel finale. In questi minuti intanto Cristini ha firmato il contratto con la San Benedettese, mentre a fine gara il tecnico biancorosso Paci ha fatto il punto sulla crescita della sua formazione e ha parlato anche del mercato. Sentiamo. Forse per la primissima volta sono molto contento della squadra. Nel primo tempo ho visto bellissime cose, anche a tratti del secondo. E quindi sono molto contento, fisicamente stiamo arrivando, la fase non possa essere buona, le transizioni uguali, insomma sono contento di quello che è successo il primo tempo. Dovremo tenere poi la condizione fisica e mentale per tutto l'arco della partita, questo è indubbio, però ho avuto indicazioni più che positive. A livello dei risultati do un bilancio negativo, ma
ma ci sta per come siamo partiti, per le difficoltà, perché poi alla fine le partite, a parte quella col Napoli, ce le siamo giocate tutte e ogni risultato va valutato, no? Tipo quello di oggi, in cui abbiamo subito solo due palle inattive e abbiamo preso due gol, o come quello con la primavera alla Roma, in cui abbiamo preso tre pali e quindi i risultati lasciano il tempo che trovano, però a livello dei risultati naturalmente non possiamo essere contenti. Io quello che guardo è il processo della squadra, il miglioramento, e oggi inizio a vedere una squadra che gioca, inizio a vedere una squadra che sa quello che bisogna fare in campo, per quello che chiedo io, quindi sono molto contento. Il processo è partito, ci vorrà tempo, ripeto sempre quello, quando arriva un allenatore nuovo non è facile cambiare il volto di una squadra, ci vuole tempo, però credo che già a 3 settimane e mezzo, quasi 4, inizio a vedere dei bei progressi. Non credo che esisterà mai una partita che non vorremmo vincere. Naturalmente ci lavoriamo quotidianamente per questo, stiamo affrontando delle difficoltà legate al mercato e la mia difficoltà più grande è tenere i giocatori, tenerli alto il livello di entusiasmo, perché come un giocatore perde l'entusiasmo poi non è facile per me, quindi la difficoltà maggiore è quella, ma che poi è quel tipo di entusiasmo che serve per vincere le partite, e per questo non c'è una partita in cui, anche col Piacenza, in cui andremo là per non fare risultato, si va là per vincere. Ma il mercato, sì, Cristini verrà ufficializzato breve, quindi probabilmente è in uscita, quindi noi perderemo Cristini e poi non so quello che succederà durante il mercato, forse perderemo qualcun altro. E quindi sto cercando soluzioni, ma Diakité per noi è un giocatore importante, un valore aggiunto, deve diventare, è un processo, deve rimanere concentrato, non è facile per lui, però sono sicuro che col lavoro riuscirà a crescere, di questo non ho nessun dubbio. Penso che il 4-2-3-1 si addica a questa squadra, pochi giocatori vengono un po' sacrificati, ma i giocatori sacrificati per caratteristiche, comunque anche oggi ho avuto delle risposte positive, quindi sì, continueremo a lavorare sulla difesa a 4 sicuro, poi la posizione del tre quarti, alzarlo sopra i mediani o abbassarlo sotto i mediani, dipende anche da partite in corso, dipende da mille situazioni, ma ad oggi, per come ha risposto oggi la squadra al primo tempo, in cui abbiamo tenuto sempre la fermana nella loro metà campo, abbiamo costruito, fatto gol, avuto palle gol, una squadra che a me è piaciuta tantissimo, adesso bisognerà avere la tenuta fisica e mentale per portare a casa i risultati, no? Cerchiamo di fare un passo alla volta, non è facilissimo per me, ripeto, perché la questione del mercato è un elemento di disturbo, sto cercando di fare il massimo con una squadra che a me piace tantissimo, con giocatori, ragazzi eccezionali, e cerco di fare il massimo, insomma, per avere questo processo immediato che ci porta a vincere le partite. E adesso andiamo a vedere la prima giornata del calendario di Serie D per quanto riguarda il girone F, quello che vede impegnate le squadre abruzzesi. Andiamo a vedere la prima giornata. Aprilia Campobasso, dunque la prima giornata, poi Porto Sant'Elpidio Tolentino, Fiuggi Castelnuovo Vomano, dunque esordio in trasferta per il Castelnuovo in Serie D, poi Montegiorgio Castelfidardo, Olimpia Agnonese Matese, il derby, l'unico di giornata, Pineto San Nicolò Notaresco, poi Real Giulianova Vasto Girardi, Recanatese Sinti Albalonga e Rieti Vastese. Chiudono questa prima giornata di Serie D, poi chiaramente nel corso delle prossime edizioni del telegiornale ci sarà il resoconto completo anche del calendario di Serie D che inizia domenica prossima. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per averci seguito, il prossimo aggiornamento è alle ore 19, se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube e sul sito tv6.it, da parte mia l'augurio di una buona giornata.